Do il benvenuto ai miei ospiti che sono Riccardo e Luca Margaroli. Grazie di essere venuti. Grazie a te. Allora, perché vi ho invitati? A parte che con tutto questo tennis tra Wawrinka che vince gli Australian Open, poi vanno a fare la Davis, lui e Federer, si impazza un po' nel tennis, ma c'è anche tennis in Ticino. Fra un po' arrivano due tornei importanti che ospitate da voi. Raccontami, Riccardo. Beh, la prima settimana di marzo, che è la settimana di Carnevale, il tipico appuntamento giovanile di Tennis Europe Under 16, maschile e femminile. Siamo arrivati all'ottavo anno, piano piano, è un appuntamento oramai conosciuto in tutta Europa, abbiamo più di 240 iscritti maschili e 180 ragazze che vogliono venire. Ieri scadevano le iscrizioni, ci hanno bombardato telefonate successive, prendeteci, ma oramai i termini sono quelli e sono fissi. Hai detto 8 anni che fate questa esperienza, vuol dire che ha riscontro, c'è successo? Sì, ha riscontro, grazie anche all'aiuto di tante persone, chiaramente, non solo noi come organizzazione, ma anche tante persone che ci danno dei contributi finanziari per poter fare questo, perché insieme all'altro torneo abbiamo un budget di circa 80.000 franchi che a pezzettini mettiamo assieme e alla fine ce la facciamo. Hai detto l'altro torneo, svegliamo anche di cosa si tratta questo secondo torneo. Ecco, l'altro torneo è quest'anno $15.000, è il quinto anno, è il trofeo Montarstall, che è il torneo ITF Future, appunto quest'anno 15.000 e non più 10.000, che porta giocatori professionisti a Taverne. E che tra l'altro è uno dei top 5 tornei in Svizzera, se non erro, perché sì, dopo gli conosciuti Basilea-Eckstadt ce ne sono pochi altri. Sì, c'è il Challenger di Ginevra e c'è il nostro, fa un po' sorridere che a Taverne siamo il quarto torneo in Svizzera in effetti in questo momento. Torneo al quale, Luca, parteciperai. Certamente. Allora, che cosa, racconta un po'? Beh, io lo so, non vale, però bisogna far sapere anche agli altri. Che cosa fai tu? Gioco a tennis principalmente a livello professionistico. Gioco tornei future da $10.000-$15.000 in giro per il mondo. Stato Europa, Asia, Africa. Quello che vorrebbero praticamente fare tutti. In parte, girare il mondo e giocare a tennis e fare qualcosa che piace. Dove giochi? Dove ti alleni? Mi alleno al Garden Tennis di Novate Milanese con Maurizio Riva e Gianluca Pozzi. E adesso ho finito la preparazione invernale e inizierò con i tornei tra poco. Ecco, tra poco appunto la stagione parte anche per voi. Com'è il programma a breve? I primi 3 tornei li giocherò in Italia, Sondrio, Rovereto e Trento, 3 future. E poi a seguire, non so se farò ancora un future in mezzo tra quelli e l'appuntamento di Taverne. Dicevamo, giovani ce ne sono tanti, ne passano tanti da Taverne, giovani che poi si sono anche distinti. Sì, decisamente. Beh, a parte Luca, ma anche altri ragazzi hanno partecipato al torneo giovanile e ottenendo dei buonissimi risultati, cioè 3 di questi ragazzi di cui abbiamo le foto di ragazzini piccoli hanno partecipato agli Australian Open, nel senso che hanno vinto le qualifiche, sono arrivati, Zumur è arrivato a giocarsi la partita al terzo turno contro Berdych e Thiem, un austriaco, anche lui è arrivato al secondo turno. E poi c'era Pavic Mate che è entrato in tabellone di doppio. Quindi un buon trampolino di lancio, si può dire. Decisamente, cioè abbiamo un buon ranking di giocatori che sono passati da Taverne e che chi ha avuto il piacere di vederli da ragazzini adesso li vede in televisione. A proposito di obiettivi, come siamo messi qui? Siamo messi che dopo la stagione appena conclusa dell'anno scorso, in cui ho ottenuto buoni risultati ma con poca costanza, principalmente l'obiettivo è trovare costanza nei risultati durante l'arco della settimana, che magari mi capita di vincere una buona partita, un giocatore 300 al mondo, e la successiva invece perdere contro uno che sulla carta nel ranking è più fattibile. Ma ti sei messo un top, non so, 500, top 600? Riuscire a chiudere l'anno nei 400 sarebbe un buon obiettivo, vuol dire iniziare a giocare tutti i challenger e anche qualche ATP. Adesso stavo pensando che appunto col fatto che ci sono Federer e Wawrinka che tirano molto nel tennis e i giovani sono attirati, tu sei più un federiano o
non so se esiste, non si può dire, uno staniano, diciamo così. No, sicuramente Federer, perché sin da piccolo è stato il mio idolo, quindi rimane, nonostante stia un po' calando, rimane l'idolo. Poverino, stia un po' calando, speriamo troppo di no. A Taverne non ci sono solo i tornei internazionali, ma c'è tanto spazio anche per il movimento giovanile ticinese. Sì, beh, il nostro imprinting è di scuola tennis. Noi dedichiamo quasi il 70% del tempo a disposizione ai ragazzi. Abbiamo circa 160 ragazzi, di cui una cinquantina, 55 sono agonisti, e quindi vuol dire che si allenano 2, 3, 4, 5 volte alla settimana. E offriamo la condizione fisica. Quest'anno abbiamo inserito anche una ragazza, un'ex giocatrice di tennis, per supporto psicologico, e ha avuto un buonissimo successo. Inizialmente tanti ragazzini e ragazzine a parlarci, e poi anche qualche genitore si è infilato. La categoria più pericolosa. La categoria più pericolosa, però funziona e quindi è una buona cosa. E allora non posso che chiederti, visto che c'è il papi qua, è veramente pericolosa la categoria dei genitori? Io ho avuto la fortuna di avere genitori che mi hanno sempre sopportato. C'è stato qualche... Supportato o sopportato? Supportato, supportato. C'è una lieve differenza. C'è stato sicuramente qualche divergenza di veduta durante questi anni che ho giocato a tennis, però si è sempre superato il tutto. A parte Federer, c'è qualche giocatore in particolare che ti ispira o al quale ti ispiri? Avrei detto Tommy Haas. Ok. Per il suo... quando ho iniziato a giocare era ancora primi tre al mondo. Il suo gioco d'attacco comunque resta uno dei pochi attualmente sul circuito. Ricorda un po' il mio come stile alla ricerca del punto, quindi direi lui. Vediamo un po' l'obiettivo invece per quando ci sarà il torneo in casa. Cosa si può fare secondo te? Punto un buon risultato. Sarà un torneo difficile quest'anno, perché essendo $15,000 il livello si alzerà ancora di più rispetto all'anno scorso, che già era molto alto come future. Però vista la stagione dell'anno scorso e la preparazione che ho fatto, mi sento bene. Buon risultato alla semifinale, secondo me. La pressione casalinga o l'aiuto casalingo? L'aiuto casalingo. Non soffre. Il pubblico è un, come dire, un sostegno in più, non è quindi un... È un sostegno. Ho sempre giocato bene in casa, ho fatto il mio primo punto ATP, ho vinto l'anno scorso, primo turno, una partita difficile. Il pubblico aiuta. Riccardo, chiedo un'ultima domanda a te, visto che Luca è dovuto andare fuori dal Ticino per cercare di spiccare il volo, è così difficile farlo qua da noi? Molto difficile perché ci sono le strutture, mancano gli sparring, manca la possibilità di creare un passaggio di esperienze tra i vari giocatori che ci potrebbero anche essere in Ticino o nella vicina Italia. È tutto molto difficile riuscire a coordinare questo, cioè in una Milano chiaramente, cioè, giocatori con cui confrontarti ci sono. Puoi andare a BN, anche lì la soluzione ci sarebbe, lui c'è stato, era una buona soluzione, poi Milano è chiaramente molto più vicino, più facile. Certo.